Come comitato tecnico abbiamo convocato il CDA Mangiante e CID, nel senso che volevamo avere per questo mandato che ci è stato dato per cambiare il sistema un pochino dei rapporti tra comitato tecnico, CDA e soci di Riviera Acque, abbiamo preferito avere un attimino di notizie vere sugli ultimi atti che il CDA fa, anche perché tra i compiti del comitato tecnico c'è di dare il parere sul bilancio prima di andare in assemblea, e naturalmente l'assemblea sovrana è valida. Ci siamo guardati, ci siamo parlati, molte cose le sapevamo già, altre le abbiamo apprese oggi, non abbiamo dato né oggi, non era il caso di pareri favorevoli, no, perché farò ancora 6 riunioni per un sistema democratico che c'è nella testa tutta la vita, sentendo, avendo una sera a Ventimiglia, una sera a Sanremo, una sera a Imperia, una sera a Pieve di Vicolo, una sera a Diano Marina, l'incontro con tutti i sindaci per informarli di com'è la situazione di Riviera Acque e soprattutto non solo per il discorso bilancio, ma per quello che dovrebbero essere prospettive future perché questa società rimanga in piedi e perché pare così a lume, ma poi avremo i dati più precisi, noi abbiamo intenzione di tenerla in piedi e di non lasciarla fallire, e di non lasciarla finire in mano a nessuno e di non comunque arrivare a delle gare europee. Noi abbiamo la sensazione che le società in house per questi argomenti, che sono acqua, rifiuti, eccetera, siano del tutto importanti averle a nome per conto dei comuni, perché è evidente che le ditte che potrebbero assumersi private, che potrebbero gestire forse magari all'inizio anche meglio questo servizio, e fanno utili, e questi utili se li dividono tra i soci. Noi invece vogliamo dividerli tra i comuni e dividerli in servizi. Quindi se è una società che avremo la forza di gestire bene, il comitato con controlli analoghi da parte di tutti i comuni, eccetera, eccetera, io credo che possa essere una soluzione. Ci sono diverse spinte, voi lo sapete, ci sono i piani A, ci sono i piani B, ci sono i piani C. Ed è tutto evidente che però la legge dice che. E allora la legge quando dice per uno e per l'altro, e noi riteniamo che dovrà arrivare il momento che i soggetti che oggi non sono ancora in Riviera Acque ci dovranno entrare. Poi vedremo Riviera Acque come i sindaci e tutti gli attori di questo film, che fino adesso non è stato girato nella maniera dei modi, possono dare un risultato concreto. Salvaguardando Amat e gli operai, gli ingegneri e quelli che hanno lavorato fino adesso lì dentro e che oggi rispondono ancora, a servizi che teoricamente non dovrebbero più avere, e Aida, a Mai, insomma, dare la sicurezza che qua ci sarà qualche cosa che funziona e che loro, il loro know-how diventerà proprietà di questa nuova società. Noi abbiamo un cappello enorme dove tutti devono mettere il loro distintivo, lo mettono lì dentro e poi lo gestiamo tutti. Questo è il concetto generale. Il resto lo si vedrà, perché è anni che ci troviamo. Ringrazio Mangiante per essere qui oggi e per averci spiegato come ha strutturato il suo bilancio, dove ci sono i deficit, dove ci sono le cose che potrebbero funzionare. Insomma, abbiamo le idee molto più.